Coccolapesce, torni in Puglia, ci hai sbalordito con uno spettacolo sulla tua Sicilia, un documentario musicato dalle forti emozioni. Dove è nata questa idea per te, che sei giovane, con delle immagini davvero storiche? È nata dalla mia passione per Vittorio De Seta, che è questo documentarista siciliano che ha girato appunto questi documentari molto belli sulla Sicilia degli anni 50, sui lavori perduti come pescatori, minatori, la Pasqua in Sicilia, insomma delle immagini molto, molto forti, viste in maniera con un suo occhio molto particolare, molto poetico. E quindi ho recuperato insieme a un mio amico queste immagini di Vittorio De Seta, abbiamo fatto questo montaggio di circa un'ora e insieme a Mario Conte lo sonorizziamo live per rendere omaggio a un grande maestro che in realtà poi ci invidia tutto il mondo, perché in America, in Francia è in realtà straconosciuto, anche se nel circuito più off, però è considerato un gigante, invece in Italia ancora si fatica a rivalutarlo. Si parla tanto, visto che stiamo a indie esposizioni, di musica indie, di musica indipendente. Non credi che nella scena italica se ne parli un po' troppo, se ne faccia un po' troppo uso e abuso di questa parola? Probabilmente sì, poi indipendente oggi non vuol dire assolutamente nulla. Vuol dire tutto e niente. Sì, sì, c'è stato semplicemente un ricambio generazionale di alcuni artisti mainstream con degli artisti più giovani che non appartengono in realtà alla scena indipendente, però per comodità è come se indipendente in qualche modo corrisponde a dire giovane, quindi c'è stato un po' questo crash culturale, però in realtà semplicemente secondo me è quella cosa lì. Artisti più giovani che in qualche modo hanno, però poi c'è anche una corposa scena indipendente davvero, ovvero che fai delle scelte fuori dal mercato e con delle idee ben precise senza stare a logiche dinamiche di multinazionali o cose così. Quella esiste fortunatamente, però in realtà poi non si parla di quella, ma si parla di un'altra scena indipendente conviene mettere le virgolette, ecco. Un'ultimissima battuta: la Puglia ti ha quasi adottato, perché noi abbiamo palpato una bella energia stasera in platea. Quando vieni in Puglia hai ormai la tua schiera, la tua claque di fan. È vero, in Puglia negli ultimi anni ho suonato non tantissimo, però comunque non poco. L'anno scorso per esempio abbiamo suonato a Conversano e a Taranto all'1 maggio. Ho suonato a Trani, cioè, è sempre un piacere comunque tornare in Puglia, perché la sento molto, molto anche vicina alle mie origini. Federico II su tutti, poi ha un po' unito il sud, io essendo siciliano ho una grande passione. Poi Solarino, che è un paesino in provincia di Siracusa, un piccolo paesino. Siamo in compagnia di Rosanna Ventura, presidente dell'associazione Ombre. C'è questa indie esposizione, questa rassegna che è bella ed è in divenire. Questa sera un secondo appuntamento che è stato, io l'aggettivazione che mi viene, magnetico. Ho visto davvero un magnetismo particolare in platea e un pubblico davvero molto ma molto attento. Non so se hai avuto le stesse percezioni anche tu. Sì, assolutamente sì, grazie tantissime per questi complimenti. È sicuramente un lavoro molto importante, questo magnetismo poi si crea per questo filo rosso che lega quello che avviene lì da quella parte sul palcoscenico, è un pubblico che, come dicevo prima nella presentazione, è un pubblico consapevole, per cui ha a cuore innanzitutto il lavoro importante che l'artista ha realizzato. Perché? Perché nasce dalla sua passione profonda per la sua terra e l'ammirazione invece che ha d'altra parte per Vittorio De Seta, che è il padre del documentario italiano e che
con quelle immagini ha reso davvero e ha trasmesso questo magnetismo, per cui come dicevo prima è proprio un'immersione, ci si immerge ed è un lavoro, questa forma canzone proprio si legge nella complessità letteraria e musicale, per cui è fondamentale questa interazione, questa commissione tra le immagini e il suono, creano questa magia, questo flusso che ti porta proprio lì sulle tonnare, che ti fa sentire il mare, per cui sì, sono d'accordo assolutamente. A proposito di particolarità, siccome non ne avevate abbastanza, dopo Colapesce, che è molto ma molto particolare e tra l'altro molto ma molto amato in Puglia, ce lo ha detto anche lui, lo abbiamo notato anche noi nelle varie tappe proprio qui in Puglia, il prossimo appuntamento sarà con un altro artista molto ma molto particolare. Noi lo ricordiamo alle origini come una delle voci degli Scisma, altra bella band che ha sperimentato tanto, e sarà Paolo Benvenu, che anche qui a Gioia del Colle è amato. Sì, assolutamente. Prima dicevamo, Michele Casella nell'intervista parlava della musica italiana e della tradizione della musica, e a volte ci si chiede, con tutto il patrimonio artistico musicale che abbiamo nel nostro paese, come è possibile che ci sia innovazione? Noi conosciamo la voce di Paolo Benvenu e il suo lavoro, ed è un lavoro in divenire, di ricerca anche molto intimista. E come potevamo non considerare questo elemento preziosissimo della musica italiana, che come ha detto prima Colapesce, è vero che la musica indipendente ha preso altre strade, ma è vero anche che il cantautorato italiano ha delle voci da tutelare, che e ognuna di loro ha una storia e ci riporta ad una strada, ad un genere ben definito. Per fortuna, insomma, siamo gratissimi di questo, per cui Paolo Benvenu, diciamo che chiuderà come in bellezza. Esatto, come un dono prezioso questa rassegna.